Siamo con Francesco Luongo, presidente MDC, al quale chiediamo un parere per quanto riguarda questo disegno di legge in materia di gestione dei crediti insoluti verso la PA. La situazione dei bilanci comunali e degli enti locali in genere è praticamente disastrosa. Le statistiche sono chiare, c'è un 30-40% di contribuenti che non riesce più a pagare una pressione fiscale e tributi locali che la Corte dei Conti non ha esitato a definire al limite. Il DDL Ricchiuti riapre un mercato affidato a dei concessionari di cui siamo molto insoddisfatti come associazioni dei consumatori. C'è troppa opacità nella gestione delle risorse pubbliche e di quelle tasse che vengono riscosse. Non si contano gli scandali, abbiamo circa 800 comuni danneggiati da un mancato recupero crediti di 150 milioni di euro, tributi spariti su cui sta indagando la Procura di Milano attraverso la Guardia di Finanza. Questo disegno di legge apre alle società di recupero crediti. Riteniamo che nel momento in cui vengano stabilite garanzie certe già esistenti, come la norma sull'obbligo delle carte di qualità dei servizi pubblici locali, sull'obbligo di avere standard di qualità e procedure di compliance, reclamo, conciliazione, riteniamo che anche i privati possano tranquillamente adempiere a un dovere, un dovere che è quello di riscuotere le tasse senza maneggiare soldi pubblici, graduando l'aggio che non deve essere in percentuale fissa ma deve essere correlato a quelle che sono le disponibilità del contribuente a mettersi d'accordo in base a quella che è la sua situazione economica. Dobbiamo lasciare ai contribuenti una via d'uscita. Finirla con un approccio punitivo che non sta portando a nulla e che sta praticamente alla lunga comportando il dissesto di tantissimi enti locali. Siamo qui per dire la nostra, per rappresentare le ragioni dei contribuenti in un contesto di normativa fiscale troppo spesso appannaggio esclusivo di politici e società.